La presentazione della piattaforma digitale del Polo del Novecento, 9 Centro. Questo è un evento molto importante perché raccontiamo i risultati di 2 anni di lavoro. 2 anni di lavoro direi straordinari perché hanno consentito agli istituti che fanno parte del Polo Novecento di mettere, praticamente di integrare, di mettere assieme i loro patrimoni, i loro archivi, i loro patrimoni digitali all'interno di una piattaforma che si chiama Novecentro, che presentiamo oggi e che da oggi sarà aperta a chiunque la voglia utilizzare, che praticamente propone una modalità nuova e innovativa di usare gli archivi. Quindi gli archivi che si aprono, che possono essere consultati, utilizzati da chiunque abbia voglia di lavorare sulle storie e sulla storia del Novecento. In che maniera funziona la piattaforma concretamente? La piattaforma che presenteremo adesso è stata proprio pensata per essere intuitiva, facile, avrà proprio sezioni diverse che consentiranno di navigare attraverso i diversi fondi, attraverso gli archivi, di arrivare agli oggetti, di scaricare o di capire i diversi materiali, penso a manifesti, penso a documenti, ma anche materiali audiovisivi, dove di vederli e di poter venire poi a consultarli qui al Polo del Novecento, magari anche incontrando i nostri archivisti, i nostri bibliotecari, per partire con dei percorsi di ricerca specifici. Quindi pronta usabilità. Come cambia il modo di fruizione del Polo del Novecento in questo modo? Ma questo è un passaggio che conferma una delle caratteristiche di questo spazio, cioè il Polo Novecento nasce per essere aperto alla cittadinanza, è uno spazio di riflessione sul Novecento che in realtà intende dialogare e interrogarsi sull'oggi, è uno spazio che è aperto intanto tutti i giorni, dalle 9 di mattina alle 9 di sera, dal lunedì alla domenica, in cui si può venire a leggere, si può venire a studiare, si può venire a approfondire, ma anche a partecipare delle iniziative e degli eventi. Gli archivi digitali sono un'altra parte. Cioè c'è un, diciamo così, un aspetto digitale che consente di nuovo di mettere a disposizione della cittadinanza, in questo caso non solo della cittadinanza del territorio, ma di tutta la cittadinanza nazionale e internazionale, il nostro patrimonio. Beh, noi abbiamo l'hardware, cioè abbiamo tutto il contenuto, tutti i documenti e bisogna creare un software che sia diffondibile facilmente e che parli la lingua dei giovani, perché altrimenti la storia rimane là. E i giovani rimangono da un'altra parte e senza il link tra le generazioni non si va da nessuna parte.